lei, a parte la politica, è il mio attore preferito. Anche lei! Davvero, ma scusi, perché la doppiano sempre? Non lo so! Chissà. Vabbè, comunque io me ne vado, così lei può fare quello che deve fare. Ci vediamo dopo. Arrivederci! Ma non potrebbe anche volere. Già, no, niente, dico, grazie a Paolo. Allora, il nostro Natalino, intanto devo dire subito una cosa, che abbiamo avuto già dei sostegni giornalistici, soprattutto alla sua campagna. Ma perché la doppiano veramente? Non lo so! Questo suo italiano perfetto, questa sua... di Rovigo, se non sbaglio, no? Sì. Dico, vabbè. E Rovigo! Rovigo. Cosa ho detto? Rovigo! Ho capito Rovigo. Rovigo! Rovigo, è di Rovigo. Veneto. Ah! Niente. Dicevo, una sua posizione nei confronti delle liste Civetta. Zio! Sempre, sempre i nostri cuori. Ah, beh, come? È andato, cioè è andato, voglio dire. No, quello che volevo dire, la civetta dà un po' fastidio perché sgraffigna con le unghie, no? Poi sbeccuccia, capito? Qua sulla nuca. Dà un po' fastidio la civetta. E cosa si può fare? Hai detto te la civetta! No, le liste civetta, non le civette quelle che ti ingroppano. Cosa vuol dire? Ma che civette sta parlando? Ah, le liste! Le liste civetta! Politica! Le liste civetta sono quelle piccole liste satellite, lo diciamo per chi non lo sapesse ancora, un po' subdole se vogliamo. Su? Su mio e. Su? Su mio e. Subdole! Non ho capito di parlare, sto qua. Dai subdole, accettiamo la correzione del nostro palazzo, fatte da gente poco raccomandabile, un po' che non sono super partis, poi all'ultimo momento passano i voti ai grossi partiti. Una vergogna, insomma. No, una vergogna! Vergogna! Ma stiamo dicendo la stessa cosa! È una vergogna, infatti noi ne abbiamo due di liste civetta. Addirittura. Due ne abbiamo, una ICD, CD, come? Centro dentro, hanno proprio come simbolo, sì, proprio il compact disc, proprio che il buco col disco intorno. Sì, ecco, questo è una metafora del vuoto della politica. Un'altra lista che si chiama l'Italia dei calori. Valori. No, è valori. Una calori, valori. Proprio una lista, hai rododendro come simbolo. Va bene, bene. Cosa? Queste sono le vostre liste civetta. Dopo come... ci passano i voti a noi, listone palazzo, vota palazzo. Indegno quello che fate, ma come finanziate queste operazioni? Con introito privato. Cioè? E cioè... Signor Vespa! Ma che Vespa? Vespa! Ma che schifo! Ma no, cos'è? Questo è l'esorcista, non è Vespa? No, noi diciamo che produciamo i film e con i film tiriamo dentro i soldi. Che film avete fatto? Un film con la nostra casa di produzione, la Lurido Film. Sì. Abbiamo fatto questo film che io ci ho detto, mi raccomando, però, un film che sia ambientato nella politica. Ambientato dentro! Nella politica e nel giornalismo. Infatti... è la storia di un giornalista d'assalto, un anchorman. Anchorman. Anchorman è una parola in inglese, vuol dire... sai, quei mezzi busti, dai, i man vuol dire uomo, anchor vuol dire... Ancora lì, con i chiodi sulle poltrone, senza sapere, quelli sono gli anchorman, sono quelli. Gli anchorman. Ecco, questo qui... vorrebbe vincere. Scusa, ti ho sputato, questi anchorman qua, questo qua è uno che vuole sempre la notizia fresca, di giornata. E allora cosa ha fatto? Lui ha inventato anche un sistema di posta pneumatica, no? Un tubone vicino alla scrivania, no? Che ci spara su dei bussolotti di posta pneumatica con dentro la notizia, no? E allora... No, ho già immaginato dove possono arrivare quei tubi... Hai visto il film? No, immagino, conoscendo lei. Cos'è che succede una volta? Che lui arriva all'ultimo momento, no? Sì. E insomma, arriva tardi e mette sulla giacca, si fionda sulla scrivania, si siede, invece che sul seggiolino, si siede sul tubone, no? Ma poi, siccome è anche uno abbastanza burbio, lui, come carattere, no? Burbio! Burbio! Burbero! E io cosa ho detto? Burbio! Esatto! È uno così! Lui che si dice alla sua redazione, datemi notizie, dove che sono le notizie? Zione, Zione! Forse c'era anche un Zione, ma comunque dice, le notizie, dove che sono le notizie? Zie! Ma cosa sono queste zie? Il bisio sto qua, no! No, è Vespa, mi pareva! È Vespa! Allora cos'è che fa lui? Cos'è che fa lui? La redazione, preoccupati, ci sparano subito, no? Tre bussolotti con le notizie, tra cui anche un scoop, tra l'altro. Vabbè. E lui diceva le notizie con dei lacrimoni. Che la gente a casa diceva, ma guarda, che bravo sto giornalista! E proprio partecipe! Questa è una bieca, ma è una bieca parodia di un film. Proprio! Partecipazione! Con apprensione! Non era apprensione, era pressione! Ma questa è una squalida parodia di un film che già esiste, quello con William Hurt, dai, in America, quello sul... Dentro la notizia. No, il nostro sentito, la notizia dentro. Ma no, non è tanto la notizia che dà fastidio. Ehi, scoop! Sono di
soldi più grossi! Io non permetto che si dicano queste parole. Ah. No, no! In questa trasmissione dico no! E io dico in! No! In! No! L'inno! No. L'inno! L'inno del nostro listone Balasso! Mano sul cuore, vota Balasso! Vota Balasso! Vota Balasso! Un movimento su... Bravo, anche la gnocca c'è, eh! Vota Balasso! Sì, sì! Vota Balasso! Vota Balasso anche tu! Col movimento sensuale! Vota Balasso!